Diciamo che le piogge hanno favorito un po' un clima di sicurezza, diciamo, la vegetazione che ancora diciamo, in stato vegetativo abbastanza tiene bene per le piogge che ci sono state prima del caldo ed anche per qualche intervallo piovoso nel periodo della maggiore calura. E questo ha permesso ai vari principi d'incendio di non estendersi e di non creare tutte quelle situazioni difficili e di criticità sugli incendi boschivi. C'è un'attività in particolare che vi sta tenendo più impegnati in quest'estate? Ma le attività sì, sono un po' tutte, si interviene un po' su tutti i fronti. Chiaramente per la parte boschi c'è stato un potenziamento sulla provincia di Teramo, abbiamo una squadra appositamente dedicata per gli incendi boschivi a potenziamento del dispositivo base del soccorso. E altre squadre sono poi nelle altre diciamo, province ad integrare il dispositivo di tutta la regione, squadre che possono essere attivate, spostate da una zona all'altra a seconda delle necessità.